Bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con GTA Online e ragazzi si incomincia subito qua con un bel po' di soldi sul nostro conto. E ragazzi, in questo episodio andremo a venderci casa. Ragazzi, quando ci si risveglia davanti allo specchio e si trova che è rotto. Come vi ho già detto prima, andremo a vendere casa perché ho appena scoperto che è inutile la casa su questo gioco. Perciò chiamiamo il meccanico. Il meccanico, dove sta il meccanico? Ok. E ci dovremo andare a prendere. E ci prendiamo la moto. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Che ha detto? Clubhouse, sì. I'll bring it to you. Ma sì, secondo me è un po' buggato questo gioco. Ok, la moto sta qua. Ruba loro, tipo noi entriamo, ruba loro. Grazie al cavolo, ruba loro. Adesso noi andiamo e andiamo su casa e ce la vendiamo perché... Allora, io non so come si fa a vendere casa. In questo momento un po'. O se mi aspetta, raga. Aspetta, parcheggiamoci qua sulla linea rossa, mi sa. È quella per gli anticappaggi. O lui ci mettiamo sulla linea rossa perché mi sa che qua si dovrebbe parcheggiare, ok? E aspetta, il cartello dice not block. Ah, mi sa che sulla linea rossa non si può parcheggiare. Allora noi andiamo alla linea bianca. Ok, ora provo a cercare su internet se si può vendere tramite cellulare e non andare proprio all'agente immobiliare e dirgli stupido bimbi, dammi la casa perché vendimi la casa perché sennò ti ammazzo. Allora, guarda lista proprietà. Ok, la nostra casa è dove sta? Ah, pure rima, scusate. Ma non ci sta la nostra casa. Ah, mi sa che noi abbiamo la casa del lusso, mi sa. La casa del... raga. Sai che vi dico, noi andiamo proprio dritti, tipo, all'agente immobiliare. Gli prendiamo la pistola e ce l'abbiamo. E così fanno i veri imprenditori. Aiuto ragazzi, mi è preso un infarto. Allora, qua deve andare qua. Allora, for sale. Ah no, qua mi dice questo. Possiedi già questo appartamento. Allora ragazzi, noi entriamo qua. Rientra. Non so come si venda letteralmente, proprio io mo provo a vedere se si può vendere dall'interno perché allora come arredamento fa schifo sta casa. Scusa se glielo dico. Sì, potrebbe essere abbastanza carina per chi non l'avrebbe, per chi non l'ha vista, però lo fa schifo. No, allora ragazzi, facciamo una cosa, io taglio questa parte, vado a vedere un tutorial su YouTube perché non lo so fare. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho appena scoperto che non si può vendere una casa su GTA Offline. No, seriamente raga, non si può vendere una casa. E allora, sono molto... Allora, esiste un modo per venderla, però... insomma, allora, tu vendi una proprietà, però ti acquisti un'altra proprietà. Ed è una cosa un po' brutta perché uno vuole vendere la casa. Che cacchio fai, il gioco di M? Non me la fai vendere la casa? Ma proprio tu stai fuori del coach. Allora, proprio noi prendiamo il telefono. Ok, andiamo su finanze e servizi. Dynasty 8. Guarda lista proprietà e poi andiamo al più basso. E ci sta questa cosa. Così noi, guarda, ci compriamo questa la 25.000 più vendiamo la cosa che avevamo, tipo allora raga, siccome io non voglio rischiare, noi ci teniamo la casa in caso di emergenza, noi ce la teniamo. Ragazzi, in questo video non so cosa fare, ma noi, perché il nostro piano è saltato, noi andiamo a fare qualche missione. Mettiamo il punto. Andiamo a fare qualche missione.
E tipo all'inizio, prima di fare questo video volevo chiamare e volevo dare il titolo ci vendiamo casa, ok, normale. Adesso che titolo dovrei mettere? Proviamo a vendere casa, cheat, tra virgolette cheat. Funzionato, giusto? Non ha funzionato. Oh, ma che, perché cammina il mio personaggio molto basso? No, devi correre, correre, correre. Attenzione, siamo buggati tutti. Ok, raga, entriamo nell'appartamento. Ah, così tipo, di solito, io mi ricordavo che mi diceva entrare nell'ufficio. Invece no, boh, è proprio... What, ragazzi, avete sentito? Sono un po' traumatizzato da questa cosa. Ok, ragazzi, abbiamo avuto l'accesso al nostro computer, carico speciale. Mappa magazzini, quello nostro. Ragazzi, ci andiamo a comprare beni di lusso. Sono indeciso se uno o due casse. Ma noi, siccome andiamo molto sul sicuro, acquistiamo una cassa. Ragazzi, non vedo il mio punto. Ok. Ah, confermo. La levetta, ragazzi, si è baccata. Ah no, così. È molto easy. Easy peasy. Ah, comunque, raga, io ci sono rimasto molto male per una cosa che non si può vendere in appartamento. Perché, raga, è una cosa scandalosa. Un gioco bellissimo. Un gioco bellissimo. Raga, ci sto un pazzo psicopatico. Proviamo. Ah, cacchio, non abbiamo proiettili. Raga, dobbiamo andare a acquistare aiuto. Allora, prima di fare la missione beni di lusso, ok, raga, noi andiamo a acquistare dei proiettili perché non ce li abbiamo, ok? La moto è KO. Tipo, ok, i proiettili li puoi acquistare pure qua. Vai, perfetto. Oh, che cacchio? Qualcuno si sta fumando fumagalli. Allora, noi passiamo di qua. Attenzione! Wow! Aiuto! Attenzione, Fast and Furious! Ragazzi, non ce l'abbiamo fatta stavolta. Ragazzi, Leonardo DiCaprio non può competere con Fast and Furious. Oh, è Fast and Furious che non può competere. Va bene. Insomma, ci siamo capiti ed è crashato il gioco. Non è crashato il gioco! Perfetto, boys. Però cosa ci pigliamo? E tutti ci sono... Ah, ok. Noi ci pigliamo tutte queste munizioni, ok? Perfetto. Che munizioni abbiamo? Ce l'abbiamo un botte adesso, bro. Se... però questo deve correre. Però questa moto mi sembra un po' anni 80. Allora, dove sta Beni di lusso? Ah, sta qua. Raga, che io non ho capito una cosa in tutto questo, ma putta, si muove? Perché prima ho visto nella minimappa. Raga, si muove! Che cacchio. Ah, raga, aspettate un attimo. Aspettate, raga. È la mission impossible. È la mission impossible. Raga, si è fermato. Raga si è fermato! Mission Impossible Bros! E scherzo, guys! Dai, è bro! Però dobbiamo subire la polizia! No, questi qua ci distruggono il cargo! Raga, abbiamo 30 secondi per portarlo a casa! No, è il segnale globale quello! Vabbè, è completamente confuso! Ok, stiamo portando le stelline? Vabbè che ce l'avevamo solo una. Ma noi ci freniamo molto easy. Easy basket. Vediamo di così, non c'è nessuno dietro di noi. Raga, abbiamo pochi secondi prima del lancio. Ma siamo fottutamente morti. Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi! Stava venendo l'auto della polizia. Proprio al secondo è finito il countdown. Raga, siamo troppo forti. Vabbè, non ho scritto nei commenti, ma molti di voi, molti miei amici e tutti quanti, mi hanno detto come si fanno a fare dei video su YouTube, cioè, usando l'applicazione che uso per editare. Ragazzi, io ve la lascio in descrizione, quindi se volete fare un salto, cliccate sul link, quello blu, ok?
e vi spiega tutto come si fa. C'è questa cosa che vi ho detto dell'applicazione che uso, ok? L'ho voluta dire in un video così perché non ci ho voluto fare un video tutorial perché non mi sembrava il caso. Leonardo DiCaprio sta arrivando di nuovo. Ragazzi, attenzione! Si va a scantare, attenzione! Niente, la bomba, ragazzi, è tutto falso. Ok, attenzione. 3, 2, 1, Capodanno! Scherzo, boys. Allora adesso ragazzi, vediamo quanti soldi stiamo formulando con tutte queste spese. Perché noi sprechiamo soldi per fare soldi. Tipo, ragazzi, tipo, che ne so, dice un vostro amico, seguiti Lupni, ok? Ma cosa porta Lupni? Fa soldi a caso. Allora, a parte gli scherzi, mi sa che è crashato di nuovo perché... Ah, ok, sta scrivendo. 81.000! Abbiamo fatto 6 casse in un mese, ragazzi! Una cosa eccezionale, oh! Vabbè che tra l'altro noi stiamo campando di rendita solo per i soldi che ci danno gratuiti, perché la vera vita di imprenditore sta a fa schifo. Beh, ma ragazzi, noi siamo ancora all'inizio di un traguardo. Inoltre, poverino, il mio personaggio non si cambia mai. Un imprenditore che non si cambia mai e parla da solo, cussù, oh. Ha dei problemi molto gravi. Va bene, ragazzi, per questo video... Perché vedo schermo nero? Ok, per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto. Condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E allora, prima di tutto, ciao!